positivo, diciamo così. Non c'è stato scambio di tipo ragionato. È una ricerca. È diverso, appunto, è una ricerca. È come quando uno, quando sono andata a Matera la prima volta, che mi sono trovata di fronte alla città vista dall'altra parte della gradina, non so se voi ci siete mai stati, ma è veramente una cosa, un'esperienza da fare una volta nella vita. I musulmani vanno a Mecca una volta nella vita, penso che noi dovremmo andare a Matera prima che diventa un circo equestre come la stanno facendo diventare, e la vedi la città di fronte, ce l'hai tutta quanta, e non c'è bisogno di sapere, te lo dice, te lo racconta, quella è una storia raccontata, la parola lì, come in tante altre vicende umane, ma non è solo superflua, secondo me è anche adattiva, come dire, è anche una parola che può essere traditrice, perché ti può parlare con la voce dell'adattamento, appunto, con la voce del dire vabbè è così. Quindi non è che è diverso, secondo me, dalla infinita pazienza dei Caponi, altre pagine notevoli, io credo, che appunto sono quelli che poi la storia, sono il vero motore della storia, non sono i generali, i capi di Stato, sono le popolazioni, i pezzi, le comunità che si inventano un modo di sopravvivenza anche lì dove sembra che non ce ne siano proprio, non ci siano proprio condizioni. Sì, qua non erano neanche contadini. Questi miei avi veneti erano braccianti, cioè era proprio l'ultima, no? L'ultima. E la cosa che io ho sempre sentito dire è che è vero che la terra ti dà grossi problemi perché non sempre il raccolto eccetera eccetera, ma la cosa peggiore di tutto ciò è che poi arriva il padrone della terra che mangia più di tutti quanti che si impiegano e ti toglie la possibilità di sopravvivere. Allora la domanda viene spontanea, no? Perché non vi organizzate, perché non vi mettete insieme, perché non nasce quello? E in questi racconti che avvenivano in maniera assolutamente diretta, cioè lì non ci stanno cose scritte, lì ci sta un racconto orale che è proseguito finché queste generazioni ci sono state, e credo che mio padre, che mai, anzi mio padre era un affabulatore fantastico. Che lavoro faceva tuo padre? Mio padre faceva il camionista. Mio padre non era voluto andare a lavorare in fabbrica perché diceva che non voleva i padroni. Era un po' un originale, pensava che i padroni erano soltanto quelli di fabbrica, non è che ci avesse proprio tutti torti, però insomma, i padroni erano anche i suoi, sicuramente l'hanno trattato malissimo. E anche lì io mi ricordo, sto l'unico posto caldo che era la cucina, dove c'era sta stufa fantastica, legna. Quelle con, però solo lì c'erano, fuori nelle altre stanze c'era un gelo terribile, veramente un gelo terribile. Però cioè, continuava questa storia del raccontare, che secondo me è un'altra cosa che questa velocizzazione che c'è stata ha distrutto, e che è una grandissima perdita a mio parere, perché non ti dà il modo attuale in questa mia cosmografia è importante questa figura, è molto importante, quindi ho dovuto prenderla in prestito ricavandola dai racconti di mia madre. Questa signora, che ha sempre vissuto in un pezzetto di mondo, non ha mai conosciuto altro, non credo che sapesse neanche scrivere una lettera, non credo che sapesse leggere e scrivere, non credo che sia mai andata a scuola. Questa donna era un pozzo di sapere, saggezza, ma era proprio sapere quello, secondo me, non era soltanto un modo, diciamo così, di il sapere quello vero, cioè quello che determina le priorità dell'esistenza umana. Cioè lei è una che, per esempio, piccolo inciso, non c'è nessun rimpianto. Non sto dicendo che che belli quei tempi, quelli erano tempi terribili, di fatica terribile, di miseria, di freddo, di fame, di malattie, non c'è rimpianto.
c'è un recupero di alcune cose, però assolutamente fondamentali, che noi oggi in questo mondo brutto, diciamo così, forse ci servono per mettere mano. Ecco, per esempio, questa sua attitudine d'inverno di andare in letargo. Andava in letargo veramente, non era uno scherzo, cioè questa qua si metteva a letto d'inverno. Che cosa facesse? Perché gli inverni da quelle parti non è che sono piccoli o sono corti, insomma, che cosa facesse questa donna senza libri, senza televisione, senza i qua e là? Cioè, non è dato sapere. Secondo me era una filosofa, cioè pensava molto, tant'è che tirava fuori delle considerazioni rispetto appunto alle grandi categorie, che poi veniva da un problema di povertà. Ci sono due modi per spegnere la luce. Uno è quello lì, quindi è dettato da una necessità, non da una libera scelta. Il secondo modo invece può essere dettato da una libera scelta, che apparentemente è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. È profondamente diverso, perché il secondo modo ci cresce soggettività, cioè ci cresce appunto libertà di dire che cosa è che mi serve, cos'è di cui posso fare a meno, cos'è che invece è assolutamente indispensabile per poterlo fare. L'altra cosa a cui io devo, in maniera per la bisnonna, quella che mette in moto tutta, è questo suo atteggiamento nei confronti della Prima Guerra Mondiale. Appunto, un sapere che va oltre a ogni consentito, cioè il conflitto, poi loro stavano là, stavano sotto gli altri piani di Asiago, quindi lì c'era il fronte, quello austriaco. Il conflitto viene elaborato come la partecipazione popolare a questa grande impresa che avrebbe poi portato benefici per tutti. Lei, e quindi c'è questa chiamata di popolo, no? Che doveva diventare protagonista di questo passaggio storico. Quindi cambia la situazione, è più l'esercito quello dei Uriazzi e degli Orazzi, insomma, ma è un esercito di poveracci che a milioni sono andati a morire dentro le trincee. È stata una che è passata su questa terra con passo leggero. Che dovremmo fare? Che dovremmo anche questo imparare a fare? Cioè, non pensare che possiamo solcare, no? Quegli stivaloni, questo nostro pianeta, come ci pare, perché non va nella giusta direzione questo, il passo pesante, il passo leggero forse riesce ancora a tenerlo. Tanto arriva neanche al Calvino. Tanto arriva neanche al Calvino, cioè. La cosa della preghiera è questa qua, a quei tempi mi ha fatto venire prima in mente, siamo stati nella cattedrale, e c'erano le donne che recitavano il rosario si recita in latino, e ti viene in mente, ma non capisco niente, bravo, cioè, ma lo sanno come dicono, no? È questa cosa che a ti ritera, che sembra un mantra, no? Che non si ripete, e tu immaginati a quei tempi appunto gente che non sapeva neanche italiano, il prete che parlava in latino, era veramente il massimo del... è lo stesso i Bashibun che lo accenna, scusa ti interrompo, perché la funzione del prete, sulla proprietà, il prete che vuole il prete di essere il mediatore tra prete e Dio e l'autorità, cioè il contadino della scuola di Dio, anche per questo è fatto il potere, non è altro. Il potere, e poi lei, questo gioca nel cattolicismo, sì, ma prete ce l'abbiamo solo, ma almeno un prete. Cioè, c'è non è bisogno di questo. No, noi abbiamo questo intermediario. E lei, quando appunto recitava, perché poi l'hanno fatto, non ci so mai, che proprio è entrato nel lessico familiare, per cui da allora fino ai miei pronipoti sanno perfettamente cos'è Storia Moderna. E la verità. E l'aveva dettato lei.
Devo fare una domanda? Posso? Prova. È una frase che... C'è una frase che mi ha colpito molto e che si ricollega a quello, alla qualità che tu hai ravvisato, la qualità principale per realizzare la donna, no? Di fronte all'ineluttabilità della natura, delle forze superiori, non si può fare altro che fare come giunto, cioè chinarsi e lasciar passare. Tu dici a un certo punto, aspetta, io non so quando ho capito che il mio tempo non è quello giusto. Quello secondo me è una delle, voglio, inciso, poi me l'ha confermato, cioè